La vince il mio pupillo Christian Kwame, che giocava nella mia Sestese, perché ragazzi, io sono il viola canadese, lo sapete, ma sono originario di Sesto Fiorentino e stasera la vince il mio pupillo. Io ci ho sempre creduto in Christian, lo sapete, da quando si comprò che c'era ancora Iachini, lo dissi anche in live dal buon Leonardo Andreini, che saluto. Tutti mi pigliavano per il culo, ma ragazzi. Io ci ho sempre creduto, non sarà un fenomeno, non sarà l'attaccante migliore che abbiamo, ma lui, con lui ci può andare in guerra, come ha detto Italiano. Infatti, sia il presidente che Italiano si sono sempre opposti alla sua vendita e oggi ci fa vincere una partita veramente difficile, veramente tosta contro l'Atalanta. Però prima di parlare della partita, mi raccomando, mettete un like al video se vi piace, iscrivetevi al canale perché sta andando bene. Però vedo che la maggior parte di chi vede i miei video è comunque un non iscritto o una non iscritta. Quindi per favore, ragazzi, sapete che per un piccolo youtuber come me, o youtuber, diciamo, queste sono parole grosse, per un piccolo content creator come me, anche un iscritto o due iscritti in più sono tantissimo. Quindi per favore, se vi piace il video, iscrivetevi. Bene, andiamo alla partita. Partita che inizia male, perché la Fiorentina, secondo me, non inizia giocando bene. Come sempre manca un po' di carattere all'inizio della partita, all'inizio di tempo, perché questa è una cosa che si è vista sia inizio primo tempo che inizio secondo tempo. Però il carattere viene fuori alla lunga, giocatori che per me vanno recuperati, stanno venendo recuperati, purtroppo non Zola, per cui secondo me ci vorrà ancora tempo, non lo voglio bocciare già alla quarta giornata di campionato, ma ci vorrà ancora tempo. Per me ad oggi il titolare forse dovrebbe essere Beltran, ma ho visto veramente grandi risposte da Parisi, che oggi è stato, a parte sul primo gol, però se aveva la difesa un po' messa male lì, è stato perfetto Parisi oggi, e pure Brehalo alla distanza, tanta roba ragazzi. Poi è entrato benissimo Kwame, che non solo ha fatto il gol vittoria, ma alla fine ragazzi è stato utilissimo per tenere palla su e non far attaccare l'Atalanta. Oltretutto, io direi anche il buon Alfred Duncan, veramente bene, grande partita, assist, bene oggi quarta ragazzi, una partita veramente ottima, una partita che spero, una prestazione che spero ripeta nel futuro perché è stato veramente bravo, a parte il gol, ma ha difeso bene, non l'ho mai visto tanto in difficoltà e questa è una cosa positiva, ma bene quasi tutti oggi, a parte Mandragora un po' sottotono, diciamo sempre, lo vedi poco Mandragora, fa magari del lavoro utile ma lo vedi sempre poco, il buon Mandragora, però benino anche lui, bene chiaramente Jack, bene anche secondo me il nostro numero 10, Nico Gonzalez nel primo tempo, però si vedeva era stanco, quindi è stato bene sostituirlo, onestamente ha fatto bene Italiano. Non dirà, a parte Nzola, non darei l'insufficienza a nessuno perché comunque ci sta di prendere due gol con l'Atalanta. È una squadra forte, una squadra che ha investito tanto sul mercato, quindi non mi sento di rimproverare troppo la difesa, a parte qualche diciamo svista di troppo da parte sul lato di Milenkovic-Didodò soprattutto oggi, ma non mi sento di dare l'insufficienza dopo questa vittoria. Terracciano prende gol sul suo palo sul secondo gol dell'Atalanta, ma anche lì la colpa era un po' della difesa che si è fatta, diciamo, si è fatta mettere i piedi in capo dall'1-2 di Lookman col, mi pare fosse un centrocampista dell'Atalanta, adesso mi pare fosse Zappacosta, forse no, non sono sicuro, comunque si è fatta un po' uccellare dall'1-2 dell'Atalanta, da questo dai e vai, da questo pick and roll in linguaggio di basket, quindi non male, non posso dare l'insufficienza a nessuno, a parte Nzola che secondo me è veramente fuori forma. Io non lo ritengo nemmeno scarso, ma lo ritengo veramente fuori forma e dovrei capire perché ad oggi, quarta giornata, sia ancora fuori forma. Ah, Beltrán, ragazzi, quando è entrato ha fatto un gioco molto migliore, è piccolino, non sarà fisico, ma tiene sempre palla, salta l'uomo. Quindi, benché non mi esalti, per me bene, dovrebbe giocare titolare. Lui si vedrà adesso che giocherà titolare in conference giovedì, però una vittoria che veramente serviva da morale. Spero che si continui così, ragazzi. Vedete, il campionato è strano. Vedi il Napoli che pareggia e manca poco, perde col Genoa, cioè pareggia l'ultimo minuto. E noi, ragazzi, abbiamo vinto col Genoa 4-1 in casa loro. La Lazio che se vince con Napoli e poi perde in malo modo con la Juventus, un Milan che viene distrutto. Anche
forse peggio che di noi dall'Inter, perché comunque il Milan è una squadra più forte. Vediamo cosa farà la Roma con l'Empoli. Quindi ci siamo anche noi, ragazzi. Siamo anche noi per la corsa all'Europa. Ci voglio credere, anche se non voglio fare quello che dopo una partita siamo da Champions League, dopo una partita andata male siamo da retrocesso. Siamo una buona squadra, possiamo ancora crescere, possiamo essere più ordinati. La difesa ancora non è eccezionale, ma mi sembra il lavoro che sia stato fatto è stato fatto bene. Speriamo di continuare così. Vorrei conoscere anche il vostro parere da tifosi viola, e anche se qualcuno mi segue da non tifoso viola, io comunque ritengo che l'Atalanta sia una squadra forte e la rispetto come piazza e come squadra. Quindi non è stato facile battere, è stato molto difficile, quindi dobbiamo essere ancora più entusiasti della nostra vittoria. Un po' godo perché non è una piazza simpaticissima, soprattutto per l'allenatore, quindi bene così. Io vi saluto a tutti, vi mando un bacione, sempre Forza Viola, iscrivetevi al canale, seguite anche Passione Fiorentina con cui collaboro molto spesso, vi lascio il link qua sotto in descrizione. Ciao a tutti e sempre Forza Viola!